Uno dei problemi più gravi all'interno della Umma islamica, della nazione dell'Islam, è il problema del settarismo e del totalitarismo di fondo della mentalità. Ora, è una cosa deplorevole l'esistenza di tutte queste correnti, sette, movimenti, organizzazioni e strutture che si combattono ed escludono a vicenda e che in fin dei conti si odiano a vicenda, tutte in nome dell'Islam. La cosa poi diventa ancora più grave se vediamo che tutte queste strutture ed organizzazioni e gruppi di tipo teologico differenti fanno molto i moralisti spesso su delle cose minime. Però dopo non hanno nessuno scrupolo di essere estremamente violenti, scorretti, pieni di odio e di mancanza di educazione e di rispetto per quanto riguarda il combattere i loro concorrenti sull'arena dell'Islam. Io sono un musulmano liberale, ho una impostazione esoterica e metafisica, mi piace molto il sufismo gnostico e metafisico puro. Autori e personaggi eminenti come Ibn Arabi, per esempio, ma non soltanto. Ma non è adesso questo il momento di approfondire il discorso che riguarda ciò che nell'Islam io considero assolutamente il vertice della spiritualità islamica. No, io adesso sto parlando di altro, sto parlando del fatto che il settarismo all'interno dell'Islam è cronico, esiste da moltissimo tempo. Si potrebbe dire fin dagli inizi, e così come Lenin disse che l'estremismo è la malattia d'infanzia del comunismo, così posso dire che il settarismo è la malattia d'infanzia dell'Islam, perché il settarismo interislamico è nato fin da dopo della morte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perché è storicamente accertato che l'imam Ali si rifiutò ai primi tempi di giurare fedeltà ad Abu Bakr Siddiq e da lì nacquero poi delle questioni che portarono alla divisione della nazione islamica tra sunniti e sciiti. Ma questo fu solo l'inizio, perché poi in verità le scissioni, le divisioni, i contrasti, basta pensare a quello che è successo durante il periodo del terzo califo Osman, che fu duramente contestato da diversi quartieri e zone del mondo islamico, allora nascente come impero, e che poi fu ucciso durante una rivolta di musulmani contro di lui. Adesso noi non andiamo a schierarci con nessuno, diciamo soltanto che in nome dell'Islam i musulmani si combattono a vicenda e si insultano a vicenda di continuo. Non c'è mai pace e non c'è mai autentica fratellanza panislamica. Questo è quindi una malattia delle origini dell'Islam che si trascina ancora oggi nelle mentalità e nei modi di pensare e di comportarsi dei musulmani, i quali generalmente sono soltanto capaci di insultare, lanciare anatemi, accusare, dichiarare qualcuno un infedele o un eretico, mandarlo all'inferno come se fossero loro Dio. Ed è una pena leggere certi testi teologici in cui si passa gran parte del tempo ad accusare di infedeltà alla religione islamica tutti i personaggi eminenti delle sette o delle scuole giuridiche concorrenti e tutti i concetti base delle altre scuole giuridiche o teologiche. Ora, questo settarismo non è esclusiva di nessun gruppo, sono tutti settari. Sono tutti settari. Quando sono vittima del settarismo, ineggiano all'unità islamica e al fatto che non ci si deve comportare così tra musulmani. Quando invece sono loro in posizione di forza, esercitano altrettanto, senza nessuna pietà e nessuna considerazione e rispetto per il prossimo, il settarismo quando conviene a loro. Quindi è una cosa, a dir poco, non so che termine usare, userei il termine moralmente schifoso. Schifoso. Se poi aggiungiamo che ci sono gruppi islamici come i Selefiti, i Wahhabiti, i quali partono dal concetto che solo loro sono l'unica setta autorizzata ad interpretare l'Islam e che in quanto tali possono permettersi di insultare e degradire tutti gli altri gruppi teologici islamici,
Bene, quello che loro fanno lo fanno un po' tutti, però è anche vero che essi ce l'hanno proprio dentro la struttura essenziale della loro teologia e come tale è un movimento che senz'altro può essere definito un movimento di tipo stalinistico, che non ammette nessun tipo di deviazione da quello che è la versione preconfezionata e, come dire, fatta, diciamo così, e creata, diciamo così, dai fondatori del selefismo e dai gestori del selefismo, i quali hanno a loro disposizione una enorme quantità di mezzi finanziari e propagandistici al giorno d'oggi. Infatti vediamo che questa dottrina fa molta presa presso gli ignoranti e le persone della mentalità semplice che si fanno convincere da argomenti di una banalità assoluta. A parte il fatto che questa concezione della religione islamica è di un riduzionismo e di un letteralismo aberrante, è anche da dire che comunque storicamente non è mai stata maggioritaria, anzi bisogna dire che per molti secoli questo tipo di interpretazioni o interpretazioni simili erano, non dico inesistenti, ma erano semplicemente ridotti ad essere delle presenze in qualche quartiere di gente estremamente bigotta, fanatica, che veniva considerata come estranea alla civiltà islamica classica maggioritaria. Nonostante questo, adesso non voglio dire che il setterismo è portato avanti soltanto dai selefiti, il setterismo è portato avanti da tutti i gruppi islamici. Se noi pensiamo a tutti quei supposti maestri sufi o aderenti alle confraternite sufiche che considerano i wahhabiti come diavoli o come anticristo e che si rifiutano di pregare in una moschea perché in una moschea c'è un imam selefita, non vedo che differenza ci sia tra un imam selefita il quale si rifiuta di mettere piede in una zavia o tecchia, un luogo di confraternita dove si riuniscono i dervisci, i sufi, o un imam o un credente selefita il quale si rifiuta di pregare in una moschea dove c'è un imam che si sa che sia un sufita, un sufi. Quindi praticamente è reciproco tra sunniti e tra sciiti, tra sufi e wahhabiti, tra gli aderenti delle diverse scuole giuridiche e teologiche, e poi molto spesso anche all'interno dello stesso movimento per motivi di potere personale si combattono a vicenda, si buttano fuori dall'Islam a vicenda, hanno sempre il versetto coranico o l'hadith pronto per poter condannare qualcuno. Ora, la lettura delle fonti può essere molteplice. Quello che noi possiamo fare è soltanto la interpretazione della religione, ma andare a, come dire, pretendere che un solo hadith possa risolvere delle questioni complesse è privo di senso. Questa è una mentalità sbagliatissima. Poi la religione, chi l'ha detto che sia basata esclusivamente su un hadith o un altro? In verità gli hadith non sono rivelazione divina, sono una trascrizione eventuale e non garantita delle parole del profeta che è avvenuta secoli dopo la morte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentre sul Corano si può essere d'accordo che è la parola di Dio, si è d'accordo che è la parola di Dio, non si può essere d'accordo su tutti gli hadith, e inoltre vanno interpretati sia i versetti coranici sia gli hadith, quindi estrapolare un versetto o un mezzo versetto o due versetti, assolutizzarli e pensare con questo di aver risolto qualsiasi questione è un gioco che a mio avviso è assolutamente sbagliato, almeno che la questione non sia proprio chiara. Beh, a questo punto, se è chiara, onestamente, generalmente si raggiunge quello che viene chiamato ijma, cioè consenso della comunità e dei suoi sapienti. Però gran parte delle questioni non sono tali. Quindi cercare di imporre a un musulmano una visione che viene da una interpretazione e dalla lettura di determinate fonti è completamente sbagliato. Così come è sbagliato pretendere che un musulmano faccia parte di uno specifico determinato movimento, gruppo o setta. Questi gruppi generalmente vogliono soltanto l'adesione cieca a quello che sono i loro interessi e i loro dogmi. Non permettono che una persona abbia uno spirito libero, perché questo non viene assolutamente considerato una virtù. Viene considerato il massimo, diciamo così, della caratteristica condannabile, anzi, ovvio. Perché siccome lo scopo di questi gruppi è di omologare, di sottomettere, di controllare e di manipolare la vita degli adepti per questioni di potere, non hanno nessun interesse
a che fare con delle persone libere, così come in una caserma vogliono sottomettere la volontà dell'individuo per poter avere un domani della carne da cannone da mandare sui campi di battaglia. Dei robot che non pensano, ma che semplicemente obbediscono, dicono sempre di sì. E lì viene fuori, oltre al settarismo, la questione del totalitarismo, di fondo di una certa mentalità islamica maggioritaria, che a mio avviso, come musulmano liberale, lo dico chiaramente, va completamente riformata, rigettata. Questa mentalità da imbecilli va rigettata. Purtroppo persone di poca conoscenza culturale sono appena contenti di poter far parte di qualche setta dove imparano un catechismo semplicistico e una volta che lo hanno imparato a memoria pensano di sapere tutto su tutti e di poter giudicare tutti. Personalmente mi è capitato ripetutamente di aver incontrato degli asini completi i quali pensavano di se stessi di essere superiori in conoscenza e sapienza rispetto ai più grandi sapienti dell'umanità. Mi ricordo una volta una persona che, incredibile proprio, mi ha detto che lui non ha bisogno di Platone perché tanto lui ne sapeva più di Platone perché Platone era un infedele. E gente così, insomma, si incontrano nelle moschee di continuo. Poi dopo quando uno va a vedere gratta gratta sono dei poveracci ignoranti completamente assurdi, che però hanno dalla loro parte il fatto di aver imparato bene 5, 6, 7, 8 principi di catechismo e quei 30, 40, 60 hadith che servono per, diciamo così, cementificare e dare legittimità alla loro setta, alla loro corrente islamica di appartenenza. Se poi aggiungiamo che in molti di questi gruppi c'è una chiusura totale verso il mondo esterno e una chiusura totale verso altri musulmani che seguono altre correnti, e se poi vediamo che non si salva nessuno, perché nel senso che chi è santo o un grande sapiente per un determinato gruppo islamico poi risulta essere il diavolo e l'infedele, il deviato e l'eretico condannato all'inferno per un altro gruppo islamico, si vede che non si salva nessuno, nel senso che di qualsiasi esponente dell'Islam noto ci sono una miriade di altri gruppi che lo accusano per un motivo o un altro di essere fuori dall'Islam. Non si salva nessuno, sono tutti diavoli, sono tutti apostati, sono tutti eretici e reciprocamente si accusano di questo dalla mattina alla sera. È una cosa ignobile, la devono smettere. E l'unico modo per smetterla con queste stupidaggini inaccettabili è quello di riformare il modo di pensare dell'Islam, che ha portato i musulmani a un vicolo cieco di decadenza già da secoli, e non è certamente quello di favorire correnti fondamentaliste bigotte o forme di Islam confezionate per le masse. Bisogna essere capaci di reintrodurre il pensiero filosofico libero nell'Islam, che ovviamente non va a toccare le fondamenta di ciò che si sa che l'Islam insegna, ma cerca di ricreare una mentalità molto più liberale e tollerante, in cui l'individuo in quanto tale può aprirsi a un suo percorso individuale di fede, in cui il suo essere e la sua creatività non vengono soppressi o perseguitati da qualche, diciamo così, concezione partitica di tipo totalitario, perché in fin dei conti è questo e altro non è. E quindi io sono assolutamente avvocato di un Islam liberale e di una riforma dell'Islam, e sono assolutamente contrario a qualsiasi forma di fondamentalismo o settarismo islamico.